Ma quanti sono? Sono tantissimi. :25 del mattino, sto andando a Milano. :48, ho il treno tra 20 minuti e fuori sta salendo l'alba. Mi sono fatto questo taglio di capelli rasato un po' così, non sono troppo convinto, mio padre dice che sembra un frate. Siamo arrivati, dove dobbiamo andare? Qua? Ah no, qua? Quello lì, quella porta lì. Questa porta qua, ok. Primo studio, suoniamo da Fulvio. Siamo arrivati da Cross. Guardate qua, guarda questo set. Wow. Assurdo, eh? Cioè praticamente questo stabile sono solo set studi utilizzati, studi di registrazione. Bella raga, Aide si è appena inciampato. Siamo arrivati in quel di Milano, siamo in uno studio. Guardate qua, lui è il maestro, siamo allo studio di Rubik. Siamo qua per registrare delle cose, delle sfide impossibili con Rubik. Io dovrò essere messo su questa sedia, testa in giù, dovrò risolvere un cubo, non riesco a risolvere da normale, figurati testa in giù. Allora, ho capito anche come andare giù, oh cazzo. Però devi andare più giù, è più giù bro. Ancora più giù? Eh beh certo, sei steso. Oh, vi lascio andare raga, ma vada a muori. Questo è il massimo, vabbè. Okay. Oddio, sento il sangue che sta esplodendo il cervello. Non ce la faccio respirare, aspetta. Andi giù, apostrofo. Tutto apostrofo. Ok, sono emozionato. Hai mai tenuto in mano un mazzo di carte? No, c'è cioè, un mazzo di carte con dei cubi? No, è fantastico, okay. Bellissimo. Bravo. Io dovrò camminare su questi. E questi cubi qua dovranno diventare un mosaico gigantesco. Sono tipo 600 cubi. Io non so perché mi hanno scelto, non mi hanno chiamato. Non ho la minima idea perché non sono per niente capace a fare i cubi. Forse proprio per questo mi hanno chiamato. Questo è un 6x6. 1, 2, 3, 4, 5 scusami. Questo è un 4x4. So contare. Sei bravo, eh. Questo è, diciamo, il vlog dietro le quinte, quindi vedrete insomma un po' tutto quanto il processo, cosa facciamo, cosa non facciamo. Vedo anche magari di fare magia a qualcuno, magari a Giovanni. Mi faccio raccontare anche un po' la sua storia, che è stracuriosa, su come fare i disegni con i cubi di Rubik, tutti questi mosaici che fa lui. E poi dovrò fare queste sfide, chi lo sa. Ciao a tutti, mi chiamo Giovanni Contardi, ho 27 anni e risolvo il cubo di Rubik da 13 anni. Nella mia carriera ho ottenuto vari record nazionali, europei e mondiali, mentre ora eseguo ritratti mescolando centinaia di cubi di Rubik. Bravo! Very good, my friend! Qua ci sono scambi di opinioni sui cubi di Rubik. Quindi, sì, aspetta, R così. 3 quarti, F primo. F. Poi, sexy move. Sì. Facci una sexy move, Aida. Dopo te la faccio. Ho appena risolto il cubo a testa in giù. Aid, come sono andato secondo te? Ha battuto il record europeo. Vai, vai. Oh! Oh! Allora, quindi scelto questo cubo. Ti ricordi? Io devo risolvere con una mano questo. Semaforo verde? Via. Questo è rosso, quindi va qua. A few moments later. Ma si può lavorare così? Aspetta. E poi è giù. Ti prego, ti prego, ti prego. Senti, un minuto e 25 ultima mossa al momento. Vabbè, vai, bellissimo. Tormento. Attenzione, batterò il record del mondo. Mettila anche la tua mano, grazie. Zero, no, meno tutte e due. Lo guardo un attimo. Ok. Siamo? Vai. Quanto? 9,81. 9,81, wow. Vai tu, Carolina. Vai. Partita. Tu pensi che c'era nero e capito? E io l'ho preso per il topo, però... Sì. Oh.
15 secondi, beh, buono. Dai, provo. Lo rischio difficilissimo, eh? Okay. Non so se riuscirai a risolvere. No, vai, è lo scombinamento più difficile che mi è capitato in 12 anni di Cubo di Rubik. Lo faccio con la magia. Ok. Anzi, lo faccio senza guardare. Oh. Wow. No, vabbè. Io qua gli metto. Quanto ci hai messo, bro? 3 secondi. Ho fatto il record mondiale. Allora, raga, io non sono bravo con i cubi per niente, però pur sempre un dado è un cubo, ok? Certo. E ho pensato a una magia di questo tipo. Fantastico. Ok, guardate. Quello che ti chiedo di fare è di vedere, controlla che il dado sia normale, che escano sempre numeri diversi, puoi tirarlo, ok? Sì, sì. È uscito 1, è uscito 5, sì, sì, okay? Sì, sì. Quello che ti chiedo di fare, Carolina, è di lanciare il dado e immediatamente di mettere la mano sopra, ok? In modo tale da non far vedere il numero a nessuno, a nessuno. Tu devi controllare che io sia girato, ok? Okay? E che non guardi mai lì. Ok, ok. Quando vuoi. Ah, lo faccio. Sì, sì, sì. Vai. Metti la mano sopra. Ok. Hai fatto? Sì. Ok. Io sono sempre stato girato di qua. Sì. No. Non posso sapere niente. No. Né io so il numero, né tantomeno tu sei il numero. Però io posso dirti. Uscito 4. Sì. Assurdo, no. Lo rifaccio. Aveva una possibilità su 6. Aveva una possibilità su 6, giusto? Ti chiedo di prendere, di tirare, di mettere la mano sopra. Tu controlla che ovviamente non guardi. Vado? Quando voglio? Sì. Metti la mano sopra. Ok. Hai fatto? Sì. Hai messo la mano sopra? Sì. 5. Dai. Non ci credo, non ci credo. No. Assurdo, eh? Bene, ora si ricomincia. Non pensavo facessero così male, te lo dico. Ok. Ok, cominciamo? Quando vuoi. Vai. Vado, è partito, fai partire sto cronometro. 3, 2, 1, via. Vai. Ok. A few moments later. Intro la facciamo in esterno. Io ho visto. Raga, ho camminato sui pezzi di cubo, guardate. È uscito sangue qua. Ho spaccato il piede, guarda tutti i segni dei cubi. Non ho mai fatto una roba del genere. Ti faccio un classicone. Okay? Tu sai risolvere il cubo di Rubik? No. Non sai risolverlo, no. Però sai risolverlo con l'immaginazione, almeno qui, cioè immaginati che... Ecco, anni. Dovrei usare quello. Okay. Immaginati quindi che ogni volta che il cubo passa così tra le mie mani, solo con l'immaginazione, okay, sia piano piano più risolto, solo con l'immaginazione, mi raccomando, finché non è completamente risolto. Solo nella tua immaginazione. È impossibile. È finto, forse immaginario. Riesci a tenerlo così? No. No. Riesci a chiamare questo? Cosa? Fatto. Ci sei. Un miracolo. Ho rotto alcuna cosa. Sono arrivati tramezzini. Siamo in pausa. Tra poco si riprende. Si riprende a riprendere. Stanno preparando il set per la prossima sfida, ovvero quella dei mosaici, e farò un paio di domande a Giovanni sui mosaici. Quella è un'app che ti fa fare... No, cos'è? L'hai fatto tu? No, sì, sì, cioè questo è quello che uso poi quando io faccio i mosaici, cioè adesso il dito non prende ma cancello le righe. Ah, okay. Questa è la mia grid che tengo. Invece per farli c'è un'altra applicazione dove disegni quei pixel, cioè adesso qua il dito... Ah no, ecco, mi prende anche il dito, vedi? Ti ho fatto per un'esibizione, però... Tu praticamente con questa qua poi, cioè se voglio stendere adesso il viso, diciamo. Geniale, quindi così. Prima lo disegni a mano? Sì, sì, cioè magari prima faccio un po' di foto editing, magari no, voglio cambiare lo sfondo così, perché meglio è la foto, è più facile fare certo. Il disegno. E dopo stapo qua da bestia, nel senso okay. Che mi e metto perché giù. Disegni sempre diciamo con arancione, cioè giallo, bianco e blu? Allora, cioè in generale ovviamente ho solo i colori del cubo di Rubik, quindi posso solo utilizzare questi colori qua per poi replicarlo con i cubi. Non uso il verde perché secondo me non si addice bene ai disegni del cubo. Diciamo che in generale vado dal colore più chiaro al colore più scuro. Così puoi fare anche le sfumature.
sfumature. Esatto. E quanto tempo ci metti a farne uno in genere? Ah, dipende dai vari casi. Idealmente a me piace starci anche 2-3 settimane su un disegno, okay, per farlo bene. A volte capita che le tempistiche sono più basse, ma più tempo ci sto, meglio lo posso fare, okay, perché lavoro su più dettagli in modo che sia bello sia da vicino che da lontano. Okay. Quindi c'è gente che te li compra e tu li, sì, esatto, li vendi e gli spedisci. Sì, esatto. E per spedirli come fai? Devi dividerlo a metà su più blocchi? No, e poi tutto in un quadro. Tutto in un quadro? Sì. Minchia. C'è un falegname che mi fa i quadri su misura ogni volta che devo fare, okay, un quadro, e quindi faccio prima il disegno, una volta che il cliente, okay, piace, lo ricreo coi cubi, lo incollo nel quadro, okay, e una volta che è incollato nel quadro, in una scatola bancale, okay, e via che va. E il quadro più grande che hai fatto? Mi dicevi 6.000 cubi? 6.000 cubi, sì, quello ovviamente non era permanente, era solo temporaneo per, okay, un video con la Red Bull. Okay. E tipo su commissione? Su commissione penso di aver superato i 1.000 cubi, ma non più di tanto, wow, perché iniziano a esserci problemi di costi. Spedizione, no, ma anche proprio a volte non ci sta nell'aereo. Tipo una volta ho spedito, okay, un quadro in questa isoletta sperduta del mondo, si chiama Saipan, che se, okay, vedete nella mappa è un'isola sperduta, e ho dovuto dividerglielo il mosaico perché gli aerei sono troppo piccoli per che, no, vanno in quell'isola. Quindi ho dovuto dividergli il quadro così. Assurdo. A volte succede così, bisogna adattarsi. Ma e che tipologia di cliente compra i quadri, diciamo? Ovviamente i quadri tendono ad essere un po' costosi perché sono tutti cubi originali, il quadro è fatto a mano, la spedizione è costosa, quindi di solito magari capita o l'imprenditore di un'azienda, okay, o comunque a volte soltanto un padre di famiglia o madre di famiglia che vogliono fare il ritratto dei figli, che figo, o cose così a vicenda. E tipo per le aziende magari un logo dell'azienda ti fanno fare, esatto, o cosa. Io personalmente preferisco sempre i ritratti perché sono quelli che attirano di più l'attenzione. Tu vedi, okay, un ritratto e dici oddio, chi ha quella faccia, no? C'è quella cosa lì che attira molto l'attenzione. Okay. Un logo è un po' più standard, però per un'azienda entri, c'è il tuo logo fatto con i cubi di Rubik, comunque la gente tende a fare le foto e farti comunque pubblicità. Tu hai mai fatto manga? In verità forse qualcosa di Goku? Dragon Ball, no, esatto, sì, sì, no, però non penso di averlo pubblicato, forse non ero, wow, contento col risultato, dovrò rifarlo. Dio. Grande. Ma quanti sono? Sono tantissimi. Ok, questa sarà la copertina del mio video. Abbiamo finito tutte quante le riprese, mi sono ricambiato, si riparte. Questo l'hai fatto tu con le HD Hide. HD Hide. Sei un maestro. Prego un cubo di Rubik Speed qua. Posso? Che non ce l'ho questo non ce l'ho. Alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Beh, è stato strafigo in realtà. In realtà sì, è stato figo. Sì. Chissà come verrà il video. Beh raga, non c'è molto da aggiungere. Questo video è finito, noi stiamo tornando a casa, vi vogliamo bene, un saluto da me, Aid e Ermanno. Ciao, e ci vediamo al prossimo video. Bella, mi sta cadendo tutto, ciao! No, sono caduto. Ma Aid, quanti sono secondo te? 10.